Vostra Eminenza, lei da piccolo faceva il cricchetto? Sì, l'ho fatto per tanti anni, ho cominciato alla fine degli anni 40, il parroco era Don Donati, che è il parroco che mi ha battezzato, adesso abbiamo benedetto l'acqua battesimale e io sono stato battesimato in questo stesso fonte che non è mai mutato, mai cambiato. E proprio in questi giorni qualcuno mi ha detto che un giornale ha pubblicato il mio certificato di battesimo, così ho risolto un dubbio che avevo da quando sono nato, cioè nel senso che la mia mamma mi ha sempre detto che sono nato il 6 di novembre, ma in comune è fissato il 7 di novembre, ma ho scoperto che sono nato alla 1:30 di notte e quindi allora ero a cavallo tra i 2 giorni e sono stato battezzato in questo fonte l'8 di novembre, il giorno dopo. Allora si faceva subito perché la mortalità infantile era molto elevata, non c'era ancora la penicillina. Molti bambini morivano di polmonite con molta facilità. Io ho in mente tanti funerali da bambino con piccole bare bianche. E poi, quando facevo la seconda, ho cominciato a fare il chierichetto e c'erano dei turni molto rigidi. Una volta si faceva, c'era il turno di una settimana, la messa delle 6 della mattina, e poi le 2 messe sempre la domenica, e intanto il parroco era andato cambiando e c'era un registro molto rigido che andava, si segnava tutte le presenze e le assenze, e alla fine dell'anno, quando è arrivato Don Diotti, ci dava anche qualche soldo, ce lo metteva su un libretto di risparmio che io ho disfatto solo quando sono passato da Roma a Venezia, mi pare che avessi su 47 lire o giù di lì. Ecco, quindi era un impegno molto bello, molto serio, a cui tenevamo molto. A dire la verità, io faticavo molto nel ritmo della messa delle 6 della mattina, ma la mia mamma era abbastanza decisa e dura, quindi mi buttava giù dal letto. E poi avevo anche un altro difettuccio, cioè che spesso sull'altare, insomma, ci si distraeva, si chiacchierava un po', ci si sedeva sui talloni, bisogna stare su questo marmo, non era questo, forse c'erano ancora i mattoni, bisognava starci per un bel po' di tempo in ginocchio e non era sempre facile. Ma lì c'erano 2 tipi di interventi, quello della madre Giulia, che non scherzava, dava dei pizzicotti di non poco conto. E poi, quando è arrivato il Don Fausto, anche lui era molto vigile. Però la cosa che mi è rimasta più impressa di quando ero chierichetto, questa ve la voglio dire, è stato quando è venuto il Cardinal Schuster in visita pastorale. Io ero piccolino e il parroco ci costrinse a venire all'inizio, proprio al mattino presto presto, quando il Cardinale cominciava la sua adorazione qui al Falgustorio, quello speciale inginocchiatoio che i vescovi usano, e venimmo qui alle 3 del mattino. E io rimasi impressionato perché tra un tentativo di star sveglio e l'altro, perché il cardinale restò immobile per un'ora intera in ginocchio davanti al sacramento, quasi senza muoversi. E lì questa immagine, il cardinal Schuster ha segnato il mio cuore, la mia mente fin da bambino, perché mi ha fatto capire la presenza di Dio nel Santissimo Sacramento di Gesù morto e risorto per noi, e quindi l'importanza di Dio nella nostra vita. Fare il chierichetto è un privilegio, perché è poter partecipare nella vicinanza e nell'affetto al bene che Gesù ci vuole. Quindi continuate in questa tradizione. Lei come quando ha avuto la sua vocazione? Ma io adesso sono solito individuarla in 2 tappe. La prima tappa fu proprio in quarta elementare. Noi facevamo le elementari all'oratorio, dove adesso c'è l'oratorio, perché prima fu costruita una seconda scuola giù dove c'è il comune, e poi da un po' di anni adesso c'è la scuola bella più vicino, ecco, c'è la scuola bella là al Gaggio. E un sabato mattina
entrò nella mia classe di quarta quello che io pensavo fosse un prete, ma poi ho scoperto che era solo un fratello consacrato, ben disposto, robusto. Allora tutti i sacerdoti portavano la veste nera, non c'era ancora stato il concilio, non c'era il clergime, lui aveva una bavaglina rigida bianca qui davanti, era un fratello di La Salle delle scuole cristiane, quali ci parlò con tale entusiasmo della sua vocazione, della possibilità di prepararci con quella congregazione religiosa, diventare insegnanti per poi andare in missione, soprattutto in Africa, ad aiutare i bambini della nostra età. E io mi entusiasmai, tornai a casa a mezzogiorno e dissi alla mia mamma che volevo andare con quel sacerdote, io pensavo fosse un sacerdote. Allora la mia mamma rimase un po' sorpresa, perché la cosa era molto rapida, e prese una decisione molto saggia, disse: andiamo dal parroco. Allora salimmo insieme alle due, poco prima che ricominciasse, perché andavamo a scuola sempre anche al pomeriggio, Allora prima di riprendere la scuola salimmo qui dal parroco, che allora era Don Lucio Diotti, il quale molto sbrigativamente, da buon prete ambrosiano, disse: ma mi sembra una cosa un po' affrettata, in ogni caso se deve fare il prete è meglio che vada nel nostro seminario. E la cosa si fermò lì, e io mi dimenticai di questa cosa e andai avanti nel mio cammino. Feci la scuola media prima, ebbi questa grande fortuna che tanti amici miei coetanei non ebbero alla mia età, di fare prima le medie, poi addirittura anche il liceo, poi incominciai a fare l'università al Politecnico, e dopo i primi 2 anni di Politecnico questa inclinazione, questo orientamento a diventare sacerdote si impose di nuovo e ebbe il sopravvento anche sull'altra bellissima prospettiva del matrimonio, ebbe il sopravvento, e ricominciai adagio adagio a pensare che questa fosse la mia chiamata. Ne parlai con i sacerdoti che allora mi aiutavano, ne parlai anche col Cardinal Colombo, perché ero diventato nel frattempo presidente della FUCI, e poi lentamente percorsi questa strada, arrivando fin qui. Per questo vi faccio una raccomandazione molto importante: quando uno sente nel cuore un'inclinazione a dedicarsi a Dio, se è un uomo anche attraverso il ministero sacerdotale, se è una donna attraverso le varie forme di consacrazione, deve prendere molto molto sul serio questa inclinazione, perché siccome non è ovvia, siccome non è comune, allora se si impone vuol dire che ha una forza più grande di quanto noi non pensiamo. Io dico sempre ai ragazzi e ai giovani che è più forte dello stesso innamoramento, che pure l'innamoramento è una cosa forte, no? Quando uno dei vostri amici, speriamo che abbia già una certa età, insomma adesso tutto si abbassa negli anni, si innamora, voi lo prendete in giro, cioè si capisce che c'è qualcosa di diverso in lui, nell'aria. Mentre quando, se uno ha nel cuore questa inclinazione, non si vede a prima vista, però è più profonda, più radicata, perciò bisogna verificarla, avendo presente una cosa molto importante, che se uno è chiamato, perché uno può scegliere lui di dedicarsi a Dio, nessuno può avere questa presunzione, ma se uno è chiamato, veramente chiamato, e se quella è la sua strada, con le opportune verifiche fatte da lui e fatte dalla Santa Chiesa, la strada della consacrazione nelle varie forme è la modalità, una modalità speciale, particolare, di rispondere al problema affettivo che ogni uomo, ogni donna ha. Quindi non bisogna pensare la vocazione alla consacrazione come un tagliar via una parte di sé, è sbagliato. Certo, si deve rinunciare alla dimensione corporale della sessualità, ma non alla sessualità nel suo complesso, non alla propria sfera affettiva. Vissuta bene, la consacrazione nelle varie forme e anche il celibato è una modalità particolare che Dio dona a taluni per compiere la propria personalità in maniera integrale. Quindi se qualcuno ha nel cuore questa inclinazione, può nascere appunto anche in quarta elementare,
anche da piccoli, deve verificarla, parlarne con il sacerdote, parlarne con il papà e la mamma, i quali in genere si spaventano all'inizio, ma dopo capiscono. Insomma, oggi dire a un papà o una mamma che il figlio vuole andare in seminario è come dirgli che ha una grave malattia. Invece no, invece non è così, bisogna essere larghi, va bene, grazie. Basta così, capo.